Parlando del comunismo, io ho sentito dire cose di questo tipo. Il comunismo è sbagliato perché persone come Stalin hanno ucciso milioni di persone. Questa è anche una generalizzazione indebita, perché fra tutte le miglia di diversioni del comunismo, se ne sceglie una, la più debole, quella con la fama più cattiva, e si cerca di dimostrare che il comunismo, a prescindere dalle varianti, sia sbagliato. Quando si parla di immigrazione, mica si dimostra che è sbagliato rifugiarsi altrove a causa di guerre, fame e persecuzioni. Mica si dimostra che esiste una soluzione migliore. Si parla del piano Parigi e del mondialismo. Lo stesso vale per l'interculturalità. Provare a dimostrare che è sbagliato il confronto con le altre culture. È più facile dimostrare che l'omologazione di massa, il mondialismo e l'abolizione di ogni identità culturale in nome di un'unica pseudocultura mondiale. Lo stesso vale per l'Europa. È più facile dimostrare che questa Europa capitalista, liberista, borghese, dominata come minimo dalle banche e dalle corporation, sbagliata, no? Ma invece provare a dimostrare che qualsiasi forma di collaborazione e accordo tra gli stati è sbagliata. Lo stesso quindi vale per le altre organizzazioni internazionali. Se le Nazioni Unite non fossero neoliberiste, imperialiste, mondialiste, eccetera, sarebbero necessariamente sbagliate? O in generale, se la globalizzazione attuale non derivasse dal mondialismo, dal neoliberismo, dal capitalismo, dall'imperialismo, dalle corporation, eccetera, sarebbe necessariamente sbagliata? Infatti esistono teorie alternative alla globalizzazione neoliberista, siccome noi la conosciamo. Anche parlando di ambientalismo, ecologismo e animalismo, si commette lo stesso errore, legato alla generalizzazione, di cui parleremo subito. È più facile parlare male delle origini New Age o cose simili di queste idee, piuttosto di dimostrare che si sbagliano veramente. Inoltre, è più facile parlare male delle frange estremiste, come il movimento per l'autoestinzione della razza umana, o degli animalisti vegani, gli ecoterroristi o cose simili.